comitato fondatore e il nostro storico di riferimento della porta accanto. Sono 30 anni di giro di archivi ed è uno dei più grossi esperti e conoscitori del 1799 del brigantaggio postunitario. Italia, perché Peppe ci ha fatto, giustamente, non solo Peppe. No, io ringrazio Claudio Santarelli per questa bella manifestazione. Purtroppo anche chi ci ospita, associazione qui di Roccovise, purtroppo il tempo non è clemente, però noi ci arrangiamo lo stesso, quindi l'importante è una cosa, ricordiamo una cosa, Claudio dice sempre questo concetto: noi non siamo inferiori a nessuno, quindi Roccovise non è l'ultimo comune del mondo, come ho sentito dire qua, perché noi non siamo inferiori a nessuno, non abbiamo niente da invidiare da nessuno. Leviamoci questa patina lombrosiana che ci portiamo avanti da 150 anni. Noi siamo le generazioni che indirizzeranno la società. Non abbiamo niente da invidiare a nessuno. Ecco perché fa bene Claudio. Guarda, mi viene in mente il ponte di Luigi Giù. Adesso ci pensano. Quindi lo diranno loro poi. È una delle realizzazioni che ancora oggi ci invidiano. Quindi noi dobbiamo essere orgogliosi della nostra identità, dobbiamo impegnarci per far sì che la nostra identità venga riscoperta sempre di più. Non dobbiamo oltrepassare il limite, quindi non dobbiamo darci troppo da fare nell'altro senso, però sia noi dobbiamo mantenerci nel giusto alveo, riscoprire la nostra storia, riscoprire quello che ci hanno fatto, soprattutto negli anni turbinosi dell'Unità d'Italia, perché anche lì è venuta forte l'identità del nostro popolo. Noi siamo figli di quei briganti, noi siamo figli di quegli emigranti che nel 1880 sono andati via e sono stati costretti ad abbandonare il nostro paese. Però noi siamo quelli lì, non siamo altri, non siamo gente che viene chissà da dove. Ecco, noi dobbiamo essere orgogliosi della nostra identità, la dobbiamo riscoprire senza travalicare, senza esagerare, e dobbiamo essere orgogliosi di quelli che siamo stati e di quelli che siamo tuttora, anche perché, ripeto, noi non abbiamo niente da invidiare ad altri. Io vi ringrazio Claudio Santarelli per questa sua, sì, ma ringrazio particolarmente Claudio per questa sua attività missionaria che del tutto il territorio dell'ex Regno delle Due Sicilie, e speriamo di rincontrarci alla prossima occasione, magari alla quinta edizione del premio Terra di Lavoro. Grazie a tutti. Perché nasce questo premio? L'idea di questo premio nasce dalla volontà di mettere in risalto le eccellenze di un territorio, quello casertano-campano e in particolare, ma meridionale in generale, che troppo spesso non godono della visibilità mediatica e non solo, che invece toccherebbe alle stesse se solo facessero parte dell'altra metà del territorio italiano. Il premio è stato imitato, sin da subito, da altri gruppi, associazioni e organizzazioni, a testimonianza del valore e della validità che l'idea ha ispirato l'istruzione e la realizzazione. Esso è intitolato alla Terra Laboris, l'antica terra di lavoro. Ubertoso territorio a nord di Napoli, ricco di opifici e attività culturali fino al 1860 circa. E questa precisazione, fino al 1860 circa, spiega la ragione del perché ad averlo ideato sia stata un'associazione che opera per la riscoperta della storia del nostro meridione. C'è quella storia che non fa parte dei programmi curriculari delle scuole italiane, storia in cui oblio ha contribuito a far sì che il territorio ricco e fiorente cui si accennava prima, quello del Regno delle Due Sicilie, sia diventato poco più che una connotazione geografica, meridione appunto. Troppo lungo sarebbe spiegare qui le ragioni e le vie di una tale trasformazione, non voluta e non scelta da chi la subì. E per questa ragione, e volendo dare comunque un incipit a chi fosse digiuno di ogni dato in merito, ispirandoci alle parole che poi i fatti successivi dimostreranno essere state profetiche, dello storico inglese Patrick O'Clery, diceva: la rivoluzione, come all'epoca venivano chiamati i fatti unitari che interessarono anche il regno dei Borbone, la giudicheremo non dalle parole di coloro che l'hanno avversata, ma da quelle di coloro che l'hanno voluta, sostenuta e adattata. Riportiamo fra i numerosissimi esempi possibili la cosiddetta mozione d'inchiesta, presentata appena 8 mesi dopo l'inizio dell'ottava legislatura
Damazio Francesco Proto Carafa Pallavicino, Duca Maddaloni, deputato del Parlamento italiano. Egli, napoletano critico nei confronti dei Borbone quando questi regnavano, divenne accusatore aspro e sarcastico del nuovo corso, che i fatti messi in campo dai nuovi regnatori, soltanto per accennare un altro fra i tanti sostenitori pentiti dalla rivoluzione, Giacinto Desio, rivelarono essere ben altro rispetto a quello che le élite pensavano e si attendevano da esso. Particolare interesse per chi avesse fretta rivestono le parole che possono leggersi alle pagine 17, il vero programma unitario. Napoli starà peggio, ma noi saremo meglio. E 10, le sue prime strumentali realizzazioni. Tutto si fa venire dal Piemonte. E poi ci sarà una versione online che poi penso Fiorentino fornirà. Tutto il resto, per chi ne ha voglia, viene di seguito. Scusate. Beh, adesso, prima di consegnare i premi, dobbiamo prima parlare dei vincitori. Per quanto riguarda il vincitore Massimo, che del premio Terra Boris è assoluto, sono onorato e contento di aver deciso, non perché mio cugino, perché il direttivo ha deciso di darglielo, a Dario Saltarelli. Poi dopo, Dario Saltarelli, che ormai è diventato un maestro pasticcere di dimensioni universali, mondiali, e che è ormai un pluripremiato in tutta Europa, e che ha meritato questo premio perché effettivamente sta creando un qualcosa che porta in alto il nome e il valore della terra di lavoro di quello che era una volta il Regno delle Due Sicilie. E a breve, come il babà divenne da un dolce polacco un dolce napoletano, vedremo che a breve, grazie a lui, anche devo dire l'impegno di tanti altri maestri pasticceri dell'ex regno, il panettone diventerà anch'esso un prodotto del Regno delle Due Sicilie. Sono sicuro di questo, perché sui lievitati e sul modo con cui tratta materia prima è qualcosa di unico. L'unica cosa che posso dire è che ogni volta che vado a trovarlo lì al bando, dice la sua cosa, vedo quella... giustamente quella bagaglia con i premi, quindi adesso vedere a quei premi presi a Torino e in altri posti, vedere anche questo, per me è una forza incredibile, è un piacere, con l'impegno che dovevi fare un roll up con il nostro premio in mano. L'hai preso come impegno. Adesso lascio la parola a Fiorentino Bevilacqua, che diciamo nella nostra eterogenea associazione rappresenta la parte diciamo scientifica e tecnica, e sotto sua indicazione abbiamo adesso benvenuto anche il professor Antonio Di Cristofaro, e poi dopo consideriamo i premi. Allora, buonasera. Quest'anno, per la sezione scienza e tecnica che abbiamo introdotto l'anno scorso, questa è la seconda edizione di questa sezione del premio Terra Laboris, il premio quest'anno va al professor Antonio De Cristofaro dell'Università del Molise, che è il professor Antonio De Cristofaro nel territorio, molti lo conoscono benissimo, ed è questo uno dei motivi per cui viene premiato, non solo per il suo curriculum professionale e scientifico elevatissimo, qui questa è una sintesi di quello che è il curriculum del professore, non lo posso leggere, dovrei fare la sintesi della sintesi, altrimenti ce ne andiamo domani mattina. Allora vi dico semplicemente che è un professore che ha fatto tantissime cose, sia in Italia, sia all'estero, Stati Uniti, Olanda, Sud America e così via. E di cosa si occupa? A scienze agrarie, scienze forestali, si occupa praticamente insomma di controllo biologico degli insetti parassiti del castagno, dell'olivo. Ecco, qui siamo in una zona in cui c'è molta agricoltura, quindi ci interessa moltissimo la cosa, okay, anche ho detto carote e così via. Quindi c'è questa foto qui. Non solo per la sua valenza scientifica e professionale, ma anche perché chi è per esempio di Rocamodena molto spesso incontra il professore nei nostri territori, oppure lui oppure i suoi ragazzi che stanno praticamente nella zona, quindi è vicinissimo praticamente ai produttori, agli agricoltori, ai castanicoltori, agli olivicoltori. Ecco perché ecco, c'è questo, abbiamo scelto di premiare il professore. Insomma, su mia indicazione il Consiglio Direttivo ha accettato questa cosa. Quindi il premio Scienza Tecnica quest'anno va al professore Antonio De Cristofaro. E comunque con tanto tanto onore io veramente do il premio a Dario Saltarelli. Dario. No, aspetta, no. Ah, no. Okay.
tra l'altro al professore. E il, al professore De Cristofero. De Cristofero. Eccolo qua. Prego. La foto.